L'autorizzazione a una mobilitazione pacifica di protesta che gli studenti, sotto la minaccia di interventi da parte delle forze dell'ordine e addirittura conseguenze penali, sono stati costretti a svolgere sulle scalinate esterne alla scuola al freddo. A segnare una profonda spaccatura tra la dirigente scolastica, la professoressa Donatella D'Amico, e la stragrande maggioranza del corpo studentesco, oltre all'introduzione della settimana corta, che a detta di molti fa già registrare dopo pochi mesi un bilancio estremamente negativo. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'approvazione di un contributo volontario che molti genitori non pagano più proprio in segno di protesta, e davanti a situazioni del genere, invece di cercare di andare incontro alle famiglie, si è diviso il contributo volontario in 30 euro e 50 euro. Se non verranno pagati i primi 30 euro al momento dell'iscrizione, verranno bloccate le password del registro elettronico e non verrà consegnato neanche il libretto delle giustificazioni. E quindi questi sono i motivi per cui noi ci siamo voluti mobilitare. I rappresentanti degli studenti fanno sapere che la mobilitazione già comunicata alla Digos proseguirà e che non è escluso il rientro dalle vacanze estive e l'occupazione dell'istituto. Abbiamo provato ad ascoltare anche la dirigente scolastica, che però non ci ha voluto ricevere.